Dio ha tanto amato il mondo di dare suo unico figlio Gesù Cristo. E così quando Dio ha creato il mondo, veramente ha creato bello tutto, no? La campagna, gli alberi, il bosco, l'acqua, il cielo. Ma la cosa più bella che Dio ha creato è proprio l'uomo. Perché guardando se stesso, Dio ha detto: io voglio uno come me per abitare in questo bellissimo giardino. E così ha creato l'uomo. Ma l'uomo non poteva essere solo. E così ha creato anche la più bella creatura che Dio poteva creare, che è la donna. E proprio in questa unione di un uomo e una donna, la creazione di Dio continua, e questa è la bellezza. Sai che spesso nella vita noi passiamo il tempo guardando giù, guardiamo la terra e lì vediamo soltanto i nostri problemi, le difficoltà, le sofferenze, ma quando alziamo gli occhi vediamo che esiste una realtà molto più grande, molto più bella, e vediamo che chi ha creato tutto questo è Dio, e non c'è bisogno di vivere nel mio piccolo mondo con i miei problemi, con le mie difficoltà, ma proprio questa creazione più grande, più bella, che solo Dio può creare, mi dà la speranza che nulla è impossibile a Dio. Io penso proprio a questo, no? Quando vediamo un bel bosco, quando vediamo la campagna così bella, che San Francesco diceva: ecco, lodiamo Dio per tutta questa bellissima creazione. Se pensiamo che la creazione qui è così bella, immagina quanto è bello il cielo, perché è proprio lì dove è il nostro destino finale. Questa vita è breve, l'eternità è lunga, e così c'è bisogno in questo mondo di lodare Dio, di dare grazie a Lui per tutta la sua creazione, e così di finire questa vita con un lode nelle nostre labbra. Io penso a San Francesco, no? Quando stavo morendo, proprio al momento della sofferenza più grande, era quasi cieco, le ossa tutte rotte, era debolissimo dalla stanchezza, e lì al palazzo del vescovo stava cantando. Era vicino alla morte e stava cantando. Il popolo diceva: ma questo è un scherzo, non sta morendo perché sta lodando Dio, San Francesco. Non è possibile che uno che sta soffrendo tanto, che sta morendo, può lodare Dio. Infatti hanno mandato il priore Elia a vedere: Francesco, veramente che succede? E San Francesco ha risposto a Elia: come non si può cantare le lodi di Dio che ha fatto tutto bene per noi. Così questa parola per noi oggi, per coloro che amano Dio, tutto concorre al loro bene: la malattia, la salute, la sofferenza, la prosperità. Per uno che ha fede sa che Dio proprio usa tutto per la sua gloria, per la gloria della sua creazione. Così rallegriamoci, siamo pieni di grazie per tutto quello che il Signore ha fatto per noi e ha creato per noi.